Buonasera. Il Presidente, vedendo scorrere queste immagini, si è emozionato. A me manca la parola, perché io ho vissuto gli anni più belli della mia vita insieme al Maestro, mai chiamato Loreto, mai chiamato per lui, sono soltanto un maestro che a sua volta ha vissuto insieme a me questi anni bellissimi, indimenticabili. Oggi, a un anno e qualche mese dalla sua scomparsa, siamo qui non per commemorare il maestro Berlini. Io sono qui per gioire insieme al maestro Berlini, perché al di là delle mille parole, al di là del suo modo speciale di vivere alcune realtà, al di là della grandissima difficoltà che ha continuato ad avere nel tenere insieme una banda che è tutto un programma, è tutto un problema, è il maestro Toscano lo sa. I tempi erano diversi, ma lui è stato il collante di tante situazioni. Io me lo ricordo come padre, lui incominciai a stare con lui quando avevo soltanto 12 anni e gli è rimasto ininterrottamente fino all'ultimo istante. Il maestro ha fatto una cosa grandissima. Ha scritto la nostra speranza. Il maestro non è mio. Il maestro è qui con noi e è rimasto con noi. E grazie alla famiglia e al maestro Toscano, con questa incisione che è poi uno dei due momenti importanti, oltre a quello dell'intonazione della banda, resterà sicuramente nel tempo. Ed è noi passeremo, il maestro resterà.
Buonasera. Abbiamo visto le varie fasi della registrazione. Abbiamo registrato all'auditorio del liceo scientifico. Simpatico perché dal 2000 avete visto in che modo abbiamo registrato. Praticamente sembrava panni stesi dappertutto, panni che scendevano a destra e a sinistra, perché l'acustica all'auditorio del liceo scientifico era pessima. Abbiamo iniziato a trovare, non si poteva produrre nemmeno una nota. Allora attraverso questi tei che scendevano, i ragazzi hanno preso le coperte, ognuno di casa propria, le coperte, l'abbiamo messa a terra, per cercare di rendere un luogo adatto, adeguato a quella che era la registrazione. Ci siamo abbastanza divertiti anche in questo. E la mia direzione, per qualche persona competente ovviamente, non era altro che tenere il tempo per la banda. Sembrava quasi un pazzo, lo facevo sempre così, perché avevo le cuffie con il metronome nell'orecchia a 110, perché tutti sanno cosa significa, quindi continuamente ho bim nelle mie orecchie, e di conseguenza dovevo dirigere i ragazzi durante le varie soluzioni. Quindi un luogo poco adatto, ma una grandissima volontà da parte di tutti. E voglio ricordare che abbiamo registrato sabato e domenica, sabato dalle 2:30 fino alle 9, e domenica mattina, quindi montando il sabato sera, dalle 8:30 fino alle 9:30 in montato. Devo dire che è stata pesante, anche perché non erano, non sono abituati, ma non mai registrati, non sapevano mai cosa significasse registrare, provare, riprovare, e riprovare ancora, e poi riprovare ancora, ci vuole una grande pazienza. E devo dire che prendono un applauso, perché sono stati bravissimi, grande pazienza. Non voglio parlare dell'aspetto Bernini, fate sapere che sono cosa significa per me Bernini. Guardiamo l'aspetto musicale, hanno detto abbastanza chi mi ha preceduto. Abbiamo registrato marce sinfoniche. Perché la marce sinfonica di Bernini? Perché la voce non è stata presentata. La marce sinfonica di Bernini, perché Bernini ha avuto un grandissimo significato per le bande italiane, ha avuto un peso indifferente. Potremmo dire che non esiste bande che non abbia il repertorio marce di Bernini. E le marce sinfoniche di Bernini, perché la scelta su queste marce? Perché secondo noi, secondo me, sono le più belle. Sono quelle che hanno segnato un percorso musicale che parte dal 1978-79 con Eroica e arriva al 1984 con Accademia, sono sei marce. E si può notare, man mano si va avanti negli anni, il cambiamento anche nel modo di comporre il maestro Bernini. Eroica Ciciliana, le prime due marce che troverete nel CD, ancora mi sembra di un carattere quasi vicino a Ernesto Abate, Lufrano, Piantone, questi grandi compositori di marce sinfoniche pugliese come il maestro Bernini, ma del passato. E si evince infatti questo quasi utilizzare gli strumenti musicali in modo pugliese, perché no, che è una tradizione musicale. E direi di ascoltare, di far ascoltare l'inciso di Eroica, così iniziamo a capire cosa vuol dire. Quasi problematico, voleva inventare qualcosa di nuovo
e le puntine, inizia a spostare la puntina, per me sono capito, non si era mai vista la puntina, sono 5 note in un tempo regolare, un tempo di un gruppo irregolare. In accademia troviamo le puntine nei passaggi dei clarinetti, quindi già Ulema, questo nuovo modo di scrivere la marcia sinfonica, avvicinarsi verso un modo diverso di concepirla. Passiamo ad ascoltarlo un attimo.
musica, c'è cuore, c'è tutto. Io sempre so, durante la pausa studiare, mi voglio le orecchie, non è stato più giorno. E non è soddisfatto, la nostra storia ancora non è completa, manca qualcosa, tutti gli altri strumenti, li mandiamo a casa, non servono a niente. No, aspetta, dice, allora, abbiamo riempito con l'armonia, la melodia, seguitemi, per favore, altrimenti ci perdiamo. E ora dobbiamo mettere il contracanto. Cosa significa il contracanto? Andare contro quello che è la melodia dei clarinetti. Quindi inizia a approcciare questo contracanto. Cosa viene fuori? Vediamo. Thank you.
Buonasera a tutti. Porto il saluto dell'amministrazione. Anche io, un po' come Roberto, sono particolarmente emozionato, perché non so se vi siete accorti, dalle prime foto ho intravisto papà. Quindi il maestro Perrini, dal 1956 al 2012, ha segnato la storia di Castelbuono. Intere generazioni, quindi pensate mio papà, ad oggi, sono state segnate un percorso di crescita da questo artista importante di fama nazionale. Quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi dell'opera che lascerà ai posteri il maestro Lorenzo Perrini. Diceva Roberto, diceva bene, un artista non muore mai. Il maestro Perrini con le sue opere ha segnato la storia e rimarrà nella storia. Un plauso lo voglio fare pure all'associazione Giuseppe Betti. Quindi età media di 25 anni, non volevo offendere nessuno. Poi vediamo la storia, vediamo quelli più anziani, più anche veterani, mi suggerisce un termine più indicato. Tutti loro segnano il tempo di noi castelbuonesi, perché credo un po' come me, un po' tutti voi, siete affezionati alla banda musicale, perché la banda musicale ci riporta quello poi al periodo più bello di Castelbuonesi, che è la festa di Sant'Anna. Quindi un po' tutti noi siamo innamorati della banda musicale. Diceva poc'anzi Nicola, dovete difendere la banda musicale, la situazione di Giuseppe Verdi. Noi non siamo, non soltanto la difendiamo, ma ne siamo orgogliosi. Grazie ancora, grazie a tutti. Confesso che sono sempre tante le iniziative per
però ogni volta non c'è sempre più forte, non riesco a, non lo so perché non riesco a attuare, vabbè, non lo so, adesso ringrazio, vediamo. Poi magari chiuderà qualche altro, vediamo. Allora, io prima di ringraziare, per chiudere, volevo leggervi il pensiero che ho scritto per la famiglia Verrini nel booklet del CD. Un pennino, un calamaio e la luce fuoca di una lampada è una foto impressa, indelebile nella mia mente. Quante sere, quante notti curvato su degli spartiti, su suoi spartiti che con meticolosa cura e grafia splendida papà realizzava per i bambini. Ci piace ricordarlo così, vogliamo ricordarlo così. La composizione è la mia vita, sì, proprio così, una vita per la musica. Quante note ho scritto, quante note ti cadeva sempre. Sì, è vero papà, hai scritto tanto e te ne siamo grati. Orgogliosi, incredibilmente orgogliosi delle meravigliose pagine di musica che ci lasciate con sé. Le costruiremo con tanto amore, ma non le lasceremo ferme e mobili. Le tue note, papà, continueranno a danzare, rallegrando i cuori di chi ha la musica nel cuore. Un patrimonio importante, anni e anni di impegno e dedizione che non possiamo e non dobbiamo tenere tutto per noi. Vi affido il mio studio musicale, vi affido tutto quello che il Signore mi ha ispirato. Continuate il suo progetto. Ed è proprio quello che faremo, magari non con la stessa competenza e professionalità, ma sicuramente con lo stesso amore, sicuri che continueremo insieme a Lui a scendere almeno un milione di scale. Il suo nome forte non dovrà mai smettere di suonare. Sei delle tante bellissime suonacce sinfoniche hanno inciso i solchi di questo CD che i ragazzi della banda musicale Loreto Ferrini con tenacia, fatica, affetto si sono imposti di realizzare, emozionandoci tantissimo con questo grande regalo, un regalo di immenso valore. Grazie veramente a tutti. Grazie in particolare al maestro Toscano. Il primo clarinetto del maestro Verrini. Enzo, il nostro papà ti ha preso per mano e ti ha lanciato in un mondo che tu hai saputo conquistare con la tua bravura, con la tua competenza e la passione di un grande direttore. Grazie. Un abbraccio sincero a ognuno di voi. Un abbraccio grande, grande come il lavoro che abbiamo realizzato. Complimenti veramente a tutti, siete stati fantastici. E poi grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi che ci siete vicini, perché noi gli abbiamo tanto, tanto così. Grazie. Adesso magari vorrei invitare una persona molto cara, papà. Michele, se per favore vuoi. Io mi scuso per il ritardo, sono stato testimone di un primo di qua insieme
all'alba finiscono il suo padre. Fino a poco fa erano andata dalle tre. E mi scuso per ritardo, mi scuso per il bambino. Mi sono emozionato perché parlare del mio caro bambino, perché per lì non è una cosa molto semplice, è una cosa facile. Ho preso qualche anno, spero di fare qualche caffè, o qualche dimenticanza. Avrei tante cose da dire. E in effetti non so come da iniziare. È preferibile iniziare dal principio. Voglio accennare un sentimento su confronto. E quando il rapporto affettivo ci abbia legato per più di uno, ci ritorna meglio. Noi così. Se fossimo stati sposati, avremmo celebrato il nostro 50° anniversario, poiché ebbi la fortuna di conoscerlo da lontano, 56-57, eravamo vicini 57 alla pensione. Quando con molta pazienza mi insegnava a sorteggiare e a suonare al maggiore degli pezzini. Lui, pugliese, proveniente da una bellissima Dolcolotone. Quando arrivò qua, per prima cosa si è innamorato di questo signore. Poi si è innamorato di questo ragazzo. E poi, io e mio bambino, si è innamorato di una delle più belle donne di Massimo, mia madre. Dico la prima, poiché ho avuto anche il privilegio di essere prima o dal maestro. Quindi non solo il mio maestro di musica, ma anche mio padrino, figura rilevante, come ben sapete, nella vita, nella nostra vita, padre, padrino, quindi ha una grande rilevanza per l'uomo che crediamo, che noi chiamiamo queste tradizioni culturali. Poi vengono i figli, Vincenzo, Orsenio, Natalia, che tutti voi conoscete e apprezzate. E loro hanno fatto anche la gioia di diventare uomo. Possiamo dire che la sua vicenda romana è iniziata in Puglia, ma è stata scritta principalmente qui. Poi si è chiamata anche ai confini della nostra nazione. La sua storia di uomo, musicista e compositore, si è conclusa purtroppo precocemente in qui. Nel rispetto del dolore della popolazione sgomenta, grata, riconoscibile. Oggi lo dimostra con l'intestazione della banda musicale, banda come scolorito per me. Un applauso. Io sono convinto che questo volete unire in merito queste attenzioni.